Inaugurato questa mattina il parcheggio di interscambio di Pianura, eretto a ridosso della fermata Pianura della Circumflegrea e a poca distanza dal capolinea degli autobus che attraversano il quartiere. Sviluppato su tre piani, il parcheggio dispone di 220 posti auto e di alcune rastrelliere per le biciclette. Sarà gestito da Napoli Park e resterà aperto tutti i giorni dalle 6 del mattino a mezzanotte. I lavori per il parcheggio Pianura partirono alla fine degli anni 90. In seguito la struttura fu abbandonata e poi danneggiata. I lavori di ristrutturazione sono ripartiti nel 2011 per concludersi a fine maggio di quest'anno. Un parcheggio molto importante perché di interscambio, che è la politica che stiamo molto adottando, i parcheggi vicino alle stazioni della SEPSA, della metropolitana, così come abbiamo fatto col Frullone, oggi qua a Pianura. I lavori sono finiti poi in tempi record, in un anno il parcheggio è stato realizzato. Napoli Park praticherà tariffe leggere, 1 euro per 4 ore, 2 euro per l'intera giornata. Ma fino al 30 settembre, a scopo promozionale, il parcheggio sarà gratuito. Dopo anni e anni di lavoro e molte difficoltà, il Comune di Napoli inaugura questo parcheggio che verrà gestito da Napoli Park. Qui si sono anche trasferiti gli uffici, alcuni uffici di Napoli Park, quelli che seguono la segnaletica. E noi chiediamo ai cittadini di lasciare l'automobile nei parcheggi, diciamo, lontani dalla città e di prendere i mezzi di trasporto che li portano nel cuore della città. Mi pare che la Regione abbia concordato con il governo un piano di risanamento delle aziende con investimenti e significherà che EAV, quindi Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea saranno, come ci auguriamo, nelle condizioni di migliorare il materiale rotabile e quindi dare un servizio non a 20 o 40 minuti come è accaduto in molte giornate, ma come era prima anche a 10 minuti. Le ferrovie, così come il nostro trasporto pubblico, la linea metropolitana, sono servizi essenziali da dare ai cittadini se gli vogliamo chiedere di lasciare a casa con una certa forza la propria auto.